Ciao amici e bentornati su Survival Hacking. Proseguono gli episodi sul calendario dell'avvento elettronico e vediamo quale gioco oggi ci verrà proposto da questa bellissima scatola. Ma subito dopo la sigla. Ed eccoci arrivati al decimo giorno di questo calendario dell'avvento elettronico. Vediamo un po' la casella numero 10 che cosa ci propone. A trovarla, eccola qua. Nella casella numero 10 abbiamo una resistenza da 10K, marrone, nero, arancione. Oh, vediamo un po' che cosa ci faremo con questa resistenza. Allora, play a tune, suona una canzone. Allora, da quello che vedo ci fanno capire che questa nuova resistenza ci consentirà di fare un partitore di tensione che suddivide i 4,5 volt a una tensione molto più bassa. Ora faccio i collegamenti, poi dopo cerco di spiegare un po' meglio questo concetto. Per fare questa cosa non servono i pulsanti, il buzzer deve essere spostato su questo piedino, non serve nemmeno questo, non servono i LED. Tutto il resto rimane come sempre abbastanza invariato. C'è la 100K famosa ed ecco dove sta la differenza. Bisogna togliere questo e la 10K si posiziona tra questo e questo. In questo modo questa 10K con questa 100K formano un partitore di tensione e consentono di fare in modo che su questo piedino del microprocessore ci sia una tensione molto bassa, molto più bassa diciamo di quello che di solito era abituato a ricevere. Prima era abituato a ricevere direttamente il GND, cioè quindi la massa, e di conseguenza aveva 0 volt. In questo modo con 10K e 100K si forma un partitore che fornisce una tensione pari a un decimo di quella di ingresso. L'ingresso è 4,5 volt, per cui saranno circa 0,45 volt presenti su questo piedino. Il microprocessore si accorge di questo livello di tensione che cambia e in base al cambiamento di tensione lui è stato programmato per realizzare un nuovo programma, in questo caso una musichetta, e verifichiamo se effettivamente fa sta musichetta. Poi c'è da attaccare un filo qua, perché da quello che si capisce che sembra che avvicinandoci qua succederà qualcosa. Vediamo un po' che fa. Vabbè, allora, praticamente lui genera dei suoni e poi toccando questo filo che è collegato qua, lui legge questo segnale su questa connessione e genera dei suoni differenti in base al tocco. Sì, è un po' random quello che sentite, non è che generi. Riesci a poter generare una melodia toccando un filo, ma sicuramente ci fa capire una cosa, che fondamentalmente, quindi, questo microprocessorino, oltre a poter lavorare nell'ambito digitale, lavora anche nell'ambito analogico. Attraverso che cosa? Attraverso degli ingressi speciali che fanno capo a un convertitore analogico digitale, cioè che converte delle informazioni di tensione, quindi dei voltaggi, li converte in informazioni numeriche che sono adatte alla computazione del programma che ci sta all'interno del processore.
In questo caso specifico vengono utilizzati due ingressi analogici, uno che serve col partitore per far capire quale tipo di programma deve eseguire, quindi se su quel piedino ci sono 0 volt faccio quello che ho sempre fatto fino adesso, se c'è 0,5 volt farò il generatore di suoni come abbiamo sentito adesso. L'altro pin è collegato a un altro ingresso analogico che, in base all'interferenza che diamo noi toccando col dito, che quindi generiamo un rumore di fondo, 50 Hz, insomma tutta una cosa che con l'oscilloscopio sarebbe rumore fondamentalmente, andiamo a modificare l'ingresso analogico che produrrà quindi un'azione, una volta convertita, numerica, e questa informazione numerica viene messa dentro nel ciclo di funzionamento di questo processore che farà generare un suono differente. Di conseguenza, semplicemente con il tocco noi andiamo ad alterare le frequenze che ne sentiamo di questo generatore. Quindi questo piccolo progetto, che è partito con una sola resistenza, di fatto ci fa capire che i computer e comunque i microprocessori, oltre a poter gestire numeri, possono anche gestire informazioni analogiche, e quindi con questi speciali convertitori mette in comunicazione il mondo analogico con quello digitale, che è una cosa molto importante da sapere per i processori. Bene, per oggi direi che il nostro progettino ha dato i suoi frutti, per cui ci salutiamo. Bene amici, per questo video è tutto. Ricordatevi di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella. Venite a trovarmi anche su Patreon e continuate a seguirmi. Ci vediamo domani per un nuovo appuntamento alla scoperta del prossimo gioco di questo calendario dell'avvento elettronico. Ciao ciao!